Alcune patologie reumatiche predispongono alla carenza di vitamina D, che diventa a sua volta un fattore di aggravamento di queste patologie. Ne parliamo con la professoressa Di Muno, che su questo tema ha tenuto un'interessante relazione all'ultimo congresso del GIBIS di Firenze. Professoressa Di Muno, parliamo di anziani, malattie reumatiche e vitamina D. Ecco, nei malati reumatici c'è carenza di vitamina D? È stata evidenziata una notevole carenza di vitamina D nei pazienti reumatici e questo è facilmente spiegabile. Basti pensare che in molte di queste malattie reumatiche, soprattutto mi riferisco a quelle infiammatorie come l'artrite reumatoide, la spondilite ankilosante, l'artrite psoriasica o anche in quelle cosiddette connettiviti come la sclerodermia e il lupus, in queste malattie l'esposizione al sole è controindicata perché si potenzia il processo infiammatorio e in casi come ad esempio nel lupus si attivano i meccanismi autoimmuni e tutto questo potrebbe aggravare la patologia. Quindi è chiaro che questi pazienti, indipendentemente dal fatto che spesso non essendo in ottime condizioni di salute, quindi stanno in casa o talvolta sono costretti a periodi di ricovero in ospedale, quando vanno anche minimamente al sole devono utilizzare delle protezioni pressoché totali. Se si considera che un filtro dell'8%, che è direi il filtro minimo utilizzato nelle nostre protezioni solari, riduce di oltre il 90% l'attivazione cutanea della vitamina D, è evidente che questi pazienti sono carenti di vitamina D. Ecco, perché è importante correggere questa carenza, specie in questi pazienti? Abbiamo visto, e ci sono dati sempre più ampi, che la vitamina D ha un ruolo sul sistema immunitario, nel senso che attiva i processi di autoimmunità, quindi in parole diciamo semplici potenzia la formazione di autoanticorpi e potenzia i meccanismi dell'infiammazione. E quindi chiaramente si è stato documentato che la malattia è molto più attiva in carenza di vitamina D e la supplementazione con vitamina D riduce l'attività della malattia stessa. Quindi è fondamentale supplementare questi pazienti che in pratica sono tutti carenti. Noi non la misuriamo più la vitamina D in questi perché ci sembra un costo inutile per il sistema sociosanitario. E la diamo invece in dosi abbondanti perché si è visto insomma che c'è questo effetto protettivo. Ecco, quindi come correggere la carenza di vitamina D? Come ormai conosciamo, l'utilizzo di boli annuali o semestrali sembra non essere del tutto efficace. Ci ricorriamo talvolta se si evidenzia una grave carenza di vitamina D, ma direi che la modalità più corretta di supplementazione con vitamina D è quella magari di ricorrere a alti dosaggi ad intervalli che possono essere di qualche mese, ma continuare con supplementazioni settimanali, mensili o in alcuni casi anche giornaliere. Direi che quelle giornaliere sono caratterizzate da una minore aderenza all'assunzione, perché questi malati sono malati che prendono molte altre terapie. E quindi ad esempio vedrei ottimale fare dei boli due volte l'anno o tre e poi continuare invece una supplementazione settimanale o anche mensile. Noi oggi in Italia abbiamo la possibilità di formulazioni le più diverse di vitamina D che si assumono per bocca e che quindi non creano problemi. Ecco, su questo atteggiamento la reumatologia internazionale è d'accordo? Direi proprio che anche negli ultimi tempi anche i reumatologi più resistenti a questo aspetto si sono in qualche modo arresi e quindi c'è un fiorire di lavori dove praticamente nel lupus sono usciti ultimamente numerosissimi lavori in cui la supplementazione di vitamina D viene assolutamente consigliata e perseguita.